È stato presentato lo sportello metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori, creato per promuovere la partecipazione dei cittadini dell'area metropolitana di Reggio Calabria all'omonimo programma europeo. L'iniziativa, promossa dalla città metropolitana di Reggio Calabria, è dedicata a tutti coloro che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, in particolare aspiranti giovani, imprenditori e imprenditrici, con più di 3 anni di attività che vogliono ospitare uno scambio. I dettagli del progetto sono stati illustrati nel corso di un incontro pubblico ospitato nella sala Gilda Trisolini di Palazzo Corrado Alvaro, alla presenza di Giuseppe Marino, consigliere metropolitano con delega alle politiche comunitarie, giovanili, formazione professionale e agricoltura, Maria Lea Quattrone, responsabile ufficio politiche e cooperazione internazionale, il settore 5 Metro City di Reggio Calabria, Alessandro Coppola, presidente Apice Luigi Martulli e presidente Matera Hub. Oggi presentiamo un progetto di Erasmus Giovani Imprenditori con il desiderio, con l'obiettivo di favorire il confronto fra gli imprenditori del nostro territorio, in particolare le imprese da poco costituite, quindi che incominciano a muovere i primi passi in questo territorio, confrontarle con le realtà europee, con gli altri imprenditori europei, per arricchirsi, come avviene sempre nel confronto, recepire anche indicazioni, innovazioni provenienti da altri territori e allo stesso tempo però anche riuscire a dare noi stessi una apertura alle nostre imprese, a nuovi mercati, a nuovi contesti territoriali e quindi testimoniare la bellezza, la capacità produttiva del nostro territorio. È un progetto, diciamo così, che prende le mosse per la prima volta nella nostra città e siamo fiduciosi davvero di poter dare alle imprese del nostro territorio una possibilità in più. L'Europa, d'altronde, è una grande opportunità. È una grande opportunità in tutti i settori del vivere civile. Lo è ancora di più nell'impresa, nella capacità produttiva e quindi davvero noi riteniamo che le nostre imprese abbiano tutti gli elementi, tutti i presupposti, tutte le capacità per potersi confrontare in un ambito più ampio e quindi davvero speriamo che questo progetto possa portare qualcosa di buono e di positivo per il nostro territorio.